super succose. Vuoi delle super costine stile Tex-Mex? Guardati questa bellissima ricetta. E per la rubrica mille modi per fare una ribs, oggi le facciamo in stile Tex-Mex. Perché si sa, le ribs sono buone in tutti i modi, quindi possiamo andare a spaziare con un sacco di rub. Abbiamo qui una bella slab di baby back ribs, quindi sono le costine di schiena del maiale. Qui sopra ci sta la lonza che è già stata tolta e adesso andiamo con il trimming. Prima cosa da fare, sempre, la pleura, ragazzi. Quindi andiamo a sollevare piano piano con la mano, potete aiutarvi con un cucchiaio e della carta e via, andiamo a strapparla tutta. Questa, ragazzi, va sempre tolta, se no poi in cottura è un cartone. Poi andiamo a rifilarla un pochino, prendiamo un coltello e questi lembi, tanto saranno secchi, andiamo proprio a toglierli via. Uno, andiamo di qua, vedi che c'è questo lembo che viene fuori, lo togliamo e giriamo dall'altra parte. Da questa parte non dobbiamo tirare via niente, perché qui grasso superficiale non ce n'è, questo che c'è un po' qui non ci dà fastidio. Mettiamo un filino d'olio, andiamo a massaggiare per bene anche sui lati, giriamo la costina, quello che avanza, andiamo a massaggiare anche da questa parte. E ora andiamo di Tex-Mex Rub, che con il suo cumino, la sua cannella, un po' di paprika, peperoncino, ci darà questo bel gusto, tutto al sapore di Macarena. Non troppo abbondante, se no andiamo a coprire il sapore della costina. Massaggiamo da questa parte e via anche dalla parte della ciccia. Qui dobbiamo essere più abbondanti. Le nostre ribs sono belle rabbate. Andiamo a prenderci quello che è caduto e lo mettiamo sui lati. Zac! Belle condite e pronte per andare nel barbecue. Per questa ricetta abbiamo deciso di utilizzare il nostro Broil King Crown 400 barbecue a pellet, perfetto per questo tipo di ricette. Avremo una affumicatura perfetta data dal nostro pellet di noce, bella intensa, che con il rub Tex-Mex si sposa da Dio. Andiamo ad aprire, guardate che bel fumo che c'è già, e posizioniamo le nostre ribs qua al centro. Chiudiamo e aspettiamo che il fumo faccia la magia. Qui 110 gradi circa, andiamo piano piano per anche un 3 orettine. Eccoci qua, ragazzi, dopo 3 ore le avevo guardate, erano ancora un po' indietro, ho preferito lasciarle ancora un po', fine cottura più o meno, adesso sono passate un 4 orette, ok? Perché erano piccoline, pensavo ci mettessero meno, quindi se avete una bella slab magari di St. Louis e volete farla tutta in low and slow in un barbecue a pellet, magari ci possono volere anche 5 ore. Ora prendiamo la nostra bella salsa sweet and spicy, questa è una bomba e con Rub Tex-Mex ci sta uno spettacolo. Andiamo a mettercela nel nostro pentolino e andiamo a spennellare. Ora chiudiamo, 10 minuti, un quarto d'ora. Le tiriamo fuori, che sono uno spettacolo, belle lucide. Bene, ragazzi, guardate che bella glassatura, belle lucide. Il profumo è pazzesco, ragazzi. Andiamo subitissimo al taglio. Allora, trucchetto per il taglio, così non vedete niente. O le mettiamo in piedi o le giriamo in giù. Mettiamole in piedi. Taglio in mezzo. Ma che bello. Mamma mia, guarda qui, mamma come spruzza, super succose. Andiamo all'assaggio. Mamma mia, mi faccio un altro morso, ragazzi, perché buonissime. Adesso arriva il piccantino e il dolce della salsa insieme al Rub Tex-Mex, una roba spettacolare, guarda, le mie nuove costine preferite, ragazzi.